Fa finta una sera di spingerti dentro, di immergerti a fondo e sognare nel sogno di un'altra tempesta, un'immagine vera, ghiacciata, un odore di fango e miseria incredibile, nera, e riemergere poi lievemente al disfarsi del mondo, una sera qualunque, un inverno in cui forse volevi giocarci. E con l'acqua di quella tempesta ballare e bagnarti. Fa finta che tutto sia fermo, inudibile, stanco, che il gelo non luccichi e il sogno non parli, che nevichi forte e il freddo sia un falco, un colore monotono, un morso, un pantano. E nel turbine tutto sia danza feroce. Acqua incoerente, malata, con te in un torrente che appari e scompari, e sei muscoli a stento, fatica di fulmine, torto, vulcano. Fa finta che qui nel degrado la schiuma sia lenta, sospesa, disposta a concedersi a tutto per niente. Capisci perché devo dire ascoltiamo, stringiamoci al melo. Vaghiamo. Abbiamo parlato di confine e di limite a partire da una delle due epigrafi che inaugurano il libro, citando Gian Maria Novi con la frase "Ecco che siamo confine". Quel limite, confine che Bonacini definisce bordura o bordatura, e nella quale inscrive i suoi versi aporetici. Tramite l'Epochè di Giorgio Bonacini ci troviamo a percorrere tutta una serie di confini, dall'antepoesia, che andiamo a definire come il metodo della prima delle parole, a quel sistema oggetto portato alla luce a cui corrisponde sempre, o comunque spesso, un sistema soggetto deprivato di luce, o per meglio dire, deframmentato nel sottotesto. Ma quali sono questi oggetti portati alla luce, o se preferite, innestati sulle superfici? Abbiamo già parlato a sufficienza dei cosiddetti termini oggetto. Limitiamoci a dire che Bonacini con le sue sabbie, le sue pietre, le sue sequenze di vento, i suoi oggetti estirpati dalla natura, si potrebbe dire dall'essenza della natura, gioca costantemente sull'ambivalenza della presenza-assenza, al solo scopo di consolidare la lucida aporia di ogni suo gesto poetico. Bonacini cerca un senso nei sistemi pre-espressivi, in una pre-originarietà che, per il solo fatto di dover precedere ogni cosa, è destinata a mancarsi nell'immanenza. E non solo. In realtà, una cosa che si situa sempre in una dimensione di anteriorità non fa altro che mancare se stessa in qualsiasi frattura temporale. Non potrà mai figurarsi in un inizio, ma solo inseguire in una scelta volutamente improduttiva l'utopia di un cominciamento. Preespressivo può anche entrare nelle categorie della trascendenza, ma è impossibilitato a produrre un dato di fatto da cui ricavare un senso compiuto. Bonacini sembra essere conscio di questo assioma e difatti il suo dettato non è mai dichiarativo, né tantomeno assertivo. Casomai indica, anche con tutta una serie di precauzioni, una possibilità.
se proprio dovessimo produrre l'ennesima medaglia verbale, si potrebbe parlare di un derivato del pre-originario che, in quanto tale, non potrà che produrre scarti. Con Bonacini ci troviamo a fare i conti con quella inappartenenza di fondo o al fondo che Niva Lorenzini gli attribuiva nella nota critica a uno dei suoi primi lavori, L'edificio deserto del 1990, un metodo, parallelo che aspira ad uno posizionamento, dell'ordine del discorso, in cui il soggetto sensibile non può esistere se non nella disseminazione degli oggetti o, se vogliamo, dell'affezione verso gli oggetti che lo rendono tale, per quanto poi gli oggetti siano destinati alla loro sparizione. Difatti, ponendosi all'ascolto di quello che non si può sentire, crea un luogo del linguaggio attraverso delle spaziature impercettibili. Ed è questa, forse, la sua vera forza, o quantomeno la caratteristica che più lo definisce. Quella cioè di trasferire nel lettore l'illusione della presenza di spaziature all'interno di un blocco monoperiodale. Come avviene ciò? Attraverso l'uso e l'abuso di aporie celate in un metadiscorso universale e non immediatamente quantificabile. Se dovessimo sbilanciarci in una ulteriore medaglia verbale che definisca la sua poetica, bisognerebbe parlare di una metafisica dell'inesprimibile che accade, ma che nel momento stesso del suo avvento già auspica la sua stessa sparizione. Per queste ragioni, la sua scrittura non chiarifica né sentenzia alcunché, ma si limita a indicare un mondo di possibili. Questa è la finitezza del dettato bonaciniano. Questo è il suo rapporto con la morte che precede la nascita, per il solo fatto che egli predilige il registro della provenienza a quello della destinazione. A volte il punto cardine fissato da una stella è un treno fermo, la teoria che vedo solo in ciò che scioglie e libera, e convoglia le sue corse in tempi morti, in un fulmineo e debolissimo scrutare, il segno di un naufragio, si dirà, dove la sabbia ci aderisce e ci confonde. E nel brusio che prende il tono di un lamento, anche la luce inammissibile, inadatta, incattivita in un oltraggio, è resa inutile, tristissima, incruenta. A volte non mi sembra di resistere per sempre. Parola senza lingua, ritmo afasico, balbuzie in cantilena senza fine. A volte, attento al poco che non fugga, studio varchi, scricchiolii, crepe nel buio e mi concentro. Riferendomi a Bonacini, ho parlato di un metodo esilio che consiste nel fatto che ogni singolo elemento possiede una sua concreta specificità. Ogni elemento è allo stesso modo importante ed è per questo che, quasi paradossalmente, ogni elemento, anche se affiancato agli altri e innestato in una sorta di ordine superiore, risulta esiliato in sé, cioè esiliato nella iperdeterminazione sovraesposta della sua importanza idealizzata. Bonacini sceglie di abitare il silenzio, però egli non scrive sul silenzio, ma descrive il silenzio drammatizzandone e ridefinendone le accezioni
attraverso l'uso sapiente della metafora e l'abuso degli oggetti, ovvero di quelli che si potrebbero definire campi di mondo poetico, naturalmente eccedenti, proprio perché idealizzati. L'eccedenza di Bonaccini, in linea generale, ci indica da un lato gli elementi primari di cui tenere conto e dall'altro lato gli elementi secondari che ne favoriscono la sparizione o che ne producono la traccia fantasmatica. Per queste ragioni, il percettibile nella poetica bonacciniana è sempre perfettibile, ovvero destinato a verifiche e aggiustamenti. La dimensione aurorale che echeggia nella sua poetica è un imperativo ed è pregno di un valore quasi sacrale, riferito non ad un padre o a un idolo, ma a quel ricettacolo che iscrive nei suoi margini qualsiasi tipologia di finitezza, quel ricettacolo delimitato in basso dalla materia tendente al nero e in alto dalla semplice e insieme complessa azzurrità tendente al bianco. Tra il nero, che è anche materia incandescente, quindi luminosissima, e il bianco, cui si può accedere solo consegnandoci alla cecità dell'abbacinamento, Bonaccini innesta le variabili della sua personalissima scala di grigi.